Buongiorno, buon lunedì della settimana santa. Ieri era Domenica delle Palme, entriamo a settimana santa. Fra meno di una settimana avremo la Pasqua. Che cosa succede la Pasqua? Mangeremo, e mangeremo pure tanto, perché il pasto più calorico di tutte le feste è la Domenica della Pasqua, perché ci sono salumi, ci sono formaggi, ci sono dolci, ci sono di tutto e di più. Calorie destra e sinistra manca. Nel casettiello c'è lo strutto, per carità, mangi, io mangerò perché io sono in quaresima e non vedo l'ora di riattaccarmi a mangiare quello che amo, perché in quaresima togli quello che diciamo ti piace di più, ossia formaggio, zuccheri e caffè, così io ritornerò anch'io, tipo lo sto aspettando il countdown di rimangiare quelle cose, ma nel frattempo alleniamoci per arginare la devastazione di questi pasti. Lo so che questa è una settimana, scherzo sempre, che nessuno vuole vedere Jill Cooper perché tutti vogliono pensare alle stragordi dicendo, ok, questo metto siero termogenico, vedrete che il siero termogenico comincia a diventare sempre più rosso. Avete fatto la vostra, diciamo, foto del punto vita? Vado anche a mettere su questa cicetta qua entrambi i lati, e perché non me lo metto anche sulle cosce, che tanto fra poco devo anche fare una live sulla mia palestra online. Però vorrei anche, prima di iniziare il nostro allenamento, tredicesimo di 21 giorni punto vita, ragazzi, e vedrete i risultati se vi misurate il vostro punto vita e prendete questa vega, perché veramente snellisce il punto vita. Ma il problema di tante persone è suddividono comportarsi bene con mangiare senza un fine. Quando si possono coabitare un po' di sport e un po' di gioia, pazza gioia, felicità a mangiare come uno forsennato. Io rido quando le persone dicono, anche tu mangi, ammazza se mangio. Io ieri ho mangiato una pizza e mezzo perché volevo. Io ho fatto 3 ore di sport ieri, se non di più, forse ho fatto un po' di più. Aspetta, lo faccio asciugare un po' la mia crema termogenica. Va bene, vai. Lo faccio assorbire prima di riappoggiare la mia pantalone. Ok, e partiamo. Allora, se noi comunque facciamo quei 5 minuti al giorno, per esempio un'altra cosa io e mio marito facciamo durante le festività, per esempio la mattina di Natale andiamo sempre a fare una corsetta, sempre nel nostro rito, ci svegliamo, caffè, prima un regalino, poi corsa e poi regali, poi pranzo, eccetera, eccetera. Può coesistere lo sport con le momenti di festività? Così puoi godere e sentirti meno appesantiti alla fine della festa. Invece vedo e io scherzo, da anni io faccio la televenditrice, da più di 22 anni, e io dico sempre ai miei capi, non mi pianificare prima di Pasqua, perché nessuno vuole vedere Jill Cooper prima di Pasqua, perché io do sensi di colpa. Però sensi di colpa di che? Cioè, quelle dove sbagliate è per avere un corpo in forma per sempre, non è una questione di dieta, torsione di busto, ginocchio su. Torsione di busto, ginocchio su, vado piano, ma usi il punto vita, boom, addominali tesi, boom, addominali tesi. Continuiamo questo nostro allenamento di oggi, sono 13 allenamenti di 21, ci siamo 21 giorni e ogni giorno sto provando di darvi esercizi diversi dal giorno precedente per farvi A, divertire e B, svagare. Buongiorno Gaia! Gaia Griso, buongiorno a te, andiamo, ok. Oh, cuori, non abbiamo fatto cuori oggi, mi mandate un po' di cuori, amici, cuori, continuando con il nostro movimento, ancora qua, grazie per i cuori, lunedì della settimana santa. Allora, io vi dico dove tutti quanti sbagliano, è scientificamente provato che chi sta sempre a dieta è più grasso di chi non lo è. Perché? Perché le persone che sono sempre a dieta sono più grasse di quelle che non lo sono? Perché ci fissano. E se ti fissi sulla dieta, tuo cervello dice, ah, carestia, mangi di più, bassiamo il nostro metabolismo. Dall'altra parte, torsione di busto,
in chiusura verso ginocchio, in chiusura verso ginocchio, torsione di busto, addominali tesi e vai, boom, e scendo, boom, e scendo, ecco. Così, il fatto di base è non fissare la dieta, mettere giorni di rigorosità, cioè lunedì, magari fino a venerdì, siamo un po' più attenti, un po' più attenti, se fai digiuno e intermittenza è ancora più facile, e poi arriva sabato, domenica, Pasqua, Natale, compleanno della mia migliore amica, e mangio, ma mangio normalmente, non sono a dieta, senso di colpa. Tutto quello che è legato al senso di colpa con il cibo ti fa ingrassare, perché il tuo cervello, ragazzi, produce ormoni e neurotrasmettitori anche con il mero pensiero. Solo pensando ai dolci, tu potresti cominciare a produrre insulina. Insulina in esubero, in eccesso, potrebbe creare resistenza all'insulina, che poi è il precursore dei problemi metabolici, diabete tipo 2, potrei andare avanti. Non mi credi? Non mi credi. Dici, ah no. Avete mai sentito il cane di Pavlov? Ok, che quando hanno insegnato un cane, che quando vedeva cibo, suonavano una campanella, tin 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 quark, perché io adoro studiare. Allora hanno cominciato di suonare la campanella senza dare cibo al cane, e il cane cominciava a salivare. Questa è prova uno dal punto di vista organico, però c'è anche un'altra cosa. Ti piacciono i film di paura, di terrore, qualunque cosa di terrore? Ti viene lo spavento, una scarica di adrenalina mentre state guardando un film di panico o di terrore? Quello è una vera e propria reazione chimica, ok, emotivo, da un stimolo che sta lì, ma non è paura, cioè tu non sei in pericolo, sei di fronte allo schermo televisivo a casa tua e non ti succederà niente, non c'è Freddy Krueger a casa vostra, però sei riuscito a stimolare una reazione chimica nel tuo cervello. Ergo, non fate la dieta, perché ogni volta che fate la dieta cominciate a concentrare sul cibo, perché un cervello che pensa di essere in carestia fissa il prossimo pasto. E se avete mai fatto una dieta, facci caso, cominci a guardare il fogliettino che ti dà la nutrizionista, dice ok a pranzo, e ti cominci anche a preparare come forse un rito, no? E le due fette biscottate e il tuo yogurt e il tuo, no? Lo fate? Lo so che lo fate, perché ho provato negli anni a fare la dieta, ma per carità, io sono anti dieta, perché se io faccio la dieta mangio il triplo. Io, per mio cervello, ovviamente sono, diciamo, disciplinata, ma non a dieta. La mia disciplina è digiuno e intermittenza, tante verdure, ok? Tanta acqua anche, e poi provo di evitare troppi zuccheri e altre cose, ma la cosa importante è volare sotto il radar del tuo cervello. La butti là, sì, posso mangiare, digiuno e intermittenza, se voglio mangiare un dolce con front loading, digiuno e intermittenza lo mangio dopo pranzo, non dopo cena, e comincerò ad avere un risultato. Continuiamo con 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, ultima 8, e 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e stop. Ok. Nostro tredicesimo, 5 minuti sono andati per il nostro punto vita. Che cosa devi fare? Lo devi semplicemente fare uno di questi video che stanno sulla mia bacheca ogni giorno. Se vi piacciono questi video, ti prego di lasciarmi un like, di darmi una like, di condividere il video, fate le foto alla fine, fra circa una settimana, quando avremo finito questo challenge, di mandarmi le foto. E mandare anche i vostri risultati, perché ci tengo. Ciao Margherita, ciao Paola, ciao Marisa, ciao Tiziana, ciao Simona, buongiorno, grazie, vi adoro anche voi, Fabiola, Gaia e tutti quanti che stanno passando. Allora, vediamo, ultima cosa, proviamo di far partire i nostri fuochi di artificio. Fuochi, no, mi dà sempre così, mi dà prima sempre un thumbs up, ok, dai, spari. Fuochi di artificio! Vediamo se arrivano. No, non mi dà qualche di artificio oggi. Ultima prova, poi vi saluto perché devo fare una live. Pochi di artificio arrivano. Yeah! Ce l'abbiamo fatta!
l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo fatto. Ok, baci da regina, passate una giornata favolosa e fate almeno un po' di sport. E se volete fate anche integrazione prima della Pasqua. Prima della Pasqua. Accendiamo i motori del nostro metabolismo prima di mangiare come forsennate la prossima settimana. E così avremo meno chili da gestire dopo la Pasqua. Ok? È chiaro?